Salve a tutti, che bello, come già detto più volte da Dagmar, è vero, che bello rivedere facce note dal vivo, che bello fare amicizie nuove, insomma, spero che questa pandemia finisca del tutto e ci possiamo rincontrare tutti anni così. Allora, io mi chiamo Alec e tutte le volte che devo parlare di quello che faccio, ora vi introduco un attimo quello che faccio per come propedeuticità a quello che spiegherò, mi trovo sempre un po' in imbarazzo perché faccio più cose, metto insieme cose diverse. Ho una formazione e una vocazione direi anche da tecnico, sono sempre cresciuto con l'idea di tenere le dita sulla tastiera di un computer. Sono laureato in ingegneria delle telecomunicazioni e nutro una passione per la programmazione e per il 3D. Uso Blender dal 2008 per passione e dal 2013, finita l'università, per lavoro, ho aperto partita IVA, e quello che faccio appunto è programmare spesso anche al di fuori di Blender, e con Blender modello, animo, ma principalmente scritto. Faccio scripting, scrivo pezzi di codice, poi vedremo di cosa si tratta nello specifico, e per modificare, per far fare a Blender specifiche cose che magari fare a mano può essere impossibile, difficile, lungo, quello che vuole. Il talk che feci nella prima conferenza che abbiamo fatto italiana, che era il 2018 se non sbaglio, scendeva un pochino nel tecnico, non molto, facevo vedere qualche esempio di codice. Non è mia intenzione farlo oggi, tanto c'è un corso di Python sul sito, insomma, quello che la mia intenzione è sensibilizzare chiunque, a far conoscere a chiunque, tecnico o non tecnico, quello che è lo scripting come concetto e come possibilità. Poi sta a uno dire: io ho skill nella programmazione, provo a fare uno script che mi aiuta a fare qualcosa, non ho skill nella programmazione, mi rivolgo a qualcuno che le ha. Ma quello che voglio fare è sensibilizzare sulle possibilità che lo scripting dà in Blender alle aziende nell'ottimizzazione, nell'ottimizzazione diciamo dei processi, della pipeline di lavoro, e quindi per velocizzare, per migliorare la produttività. Velocissimamente, perché mi trovo principalmente tra artisti, cos'è lo scripting? Qualsiasi programma utilizzate, lo stesso sistema operativo, se usate Windows, Mac, Linux, è stato scritto con un codice, diciamo un linguaggio comprensibile da un tecnico, che poi viene convertito in una serie di 0 e 1 comprensibili dal computer. Questi cosa sono? Sono istruzioni su cosa fare. Una calcolatrice da tavolo o un computer banalmente sono la stessa cosa. Il computer è una cosa molto molto più evoluta, ma quello che fa è ricevere degli input, fare qualcosa e dare un output su uno schermo, sulle casse, un foglio che esce dalla stampante, qualsiasi cosa. Lo scripting di cosa si tratta? Alcuni programmi, anzi la maggior parte dei programmi non sono, che vengono usati almeno a livello professionale, non sono free open source, quindi non è che uno ha a disposizione il codice sorgente per modificare il loro comportamento e farli e compilarli, come si suol dire. Quindi molti programmi mettono a disposizione un'interfaccia o degli strumenti per scrivere del codice, scrivere con un linguaggio di programmazione istruzioni e cose da far fare al programma. Vero, Blender è free open source, quindi uno volendo potrebbe modificarsi il comportamento di Blender direttamente dal codice sorgente, cosa però per delle banalità può essere una cosa estremamente lunga, difficile, noiosa per uno che vuole magari una piccola funzionalità. Qui nasce lo scripting. Lo scripting è la possibilità di scrivere del codice, di scrivere in un linguaggio di programmazione qualcosa che fa eseguire al programma che stiamo usando dei task, dei compiti, delle mansioni. Nello specifico, Blender mette a disposizione degli strumenti per usare in Python. Python è uno dei tanti linguaggi di programmazione, non sto a soffermarci. Mette a disposizione un piccolo editor di testo, poi non è obbligatorio usare quello, ma può usare quello che usa cose normali per scrivere queste istruzioni. Mette a disposizione una console dove si può direttamente digitare un comando ed eseguirlo.
e mette a disposizione queste API, questi strumenti, queste chiamate che possiamo fare alle funzionalità di Blender. Cosa vuol dire? Vuol dire cosa posso fare con scripting? Tecnicamente più o meno tutto quello che posso fare con qualsiasi pulsante, parametro numerico, comando di menu che troviamo su Blender. Quindi qui potrebbe nascere spontaneamente una domanda: perché mi devo mettere a programmare per fare qualcosa che faccio su che faccio già con l'interfaccia grafica? Il vantaggio dello scripting sta nel fatto, diciamo, la principale cosa, almeno per come la vedo io, è l'automazione, ovvero rendo dei processi che magari sono fattibili a mano con tasti, funzioni, comandi di Blender, ma per fare una certa cosa mi ci vuole una settimana. Non so, pensate alle funzionalità che già abbiamo in Blender, pensate ai modifier, al Subdivision Surface. Subdivision Surface cosa fa? Come se prendessi, facessi delle loop cut e poi mi metto di aggiustare tutti i vertici a mano per arrotondare la cosa. Vi rendete conto che farlo a mano o utilizzare uno strumento che c'è può essere molto più veloce. Ora, Blender fa un sacco di cose, i programmi di modellazione 3D fanno un sacco di cose, ma spesso magari nel lavoro, in uno specifico tipo di lavoro, ci può essere un qualcosa che ripetiamo spesso, una serie di azioni che facciamo spesso che potremmo in qualche modo automatizzare, o una funzionalità che non è stata mai scritta perché non c'è un numero abbastanza grande di persone che ne ha bisogno. Tutto questo può essere, diciamo, aiutato dallo scripting. Quello che voglio fare, questa presentazione è molto molto teorica, semplicemente appunto faccio una sorta di carrellata di possibilità per dare qualche idea, per far comprendere questa possibilità, questa cosa che appunto potrebbe non passare nemmeno per la testa di qualcuno che in realtà ne ha bisogno. E quindi una sorta di lista di case studies che mi sono capitate, che hanno permesso alle ditte, miei clienti, di velocizzare e di ottimizzare questo loro procedimento, cioè tutti i procedimenti, tutti i lavori che facevano. Qui ho scritto una serie di cose, di parole chiave, più che altro servono a me per ricordare i vari lavori e le varie cose, e per raccontarvi, diciamo, queste piccole esperienze che mi hanno permesso di utilizzare lo scripting a favore di qualche ditta che aveva bisogno che usava Blender, ma aveva bisogno di velocizzare il lavoro per potersi permettere di fare dei prezzi accessibili. Per esempio, per quanto riguarda la gestione dei materiali, ho avuto uno dei primi script che ho fatto, ma questa era una cosa veramente, fu un po' l'input che mi fece iniziare a fare questa cosa. Era un mio amico conosciuto tra l'altro alla Blender Conference 2016, un mio amico tedesco che lavorava in un'azienda in cui lavoravano con più programmi diversi di modellazione a seconda del tipo di cose, quindi spesso dovevamo importare e esportare dall'uno all'altro. Ora non ricordo, era il 2016, non ricordo formati e dettagli tecnici, ma si era trovato ad importare degli asset o proprio delle scene intere in cui c'erano dei problemi con i materiali che venivano duplicati, lo stesso materiale magari su 10 oggetti diversi veniva decuplicato, quindi c'erano 10 materiali diversi e lui per modificare il colore di questo doveva modificare tutto. E gli feci inizialmente una cosa che più che altro gestiva solo i nomi dei materiali, perché si riconosceva, diciamo, quale materiale era dal nome, e poi in un caso successivo gli feci, siccome erano materiali di monocolore che venivano quindi importati come uno scelto di base con un colore, fece un piccolo script che riconosceva tutti i materiali con lo stesso colore dello shader e li univa in un materiale solo. Questa è una cosa che, se pensiamo di farla a mano su un palazzo, una facciata di un palazzo con 40-50 finestre, ciascuna delle quali magari il suo materiale, insomma, si parla di scene con molti oggetti. Questa è una piccola automazione che permette di fare, una volta fatto lo script, con un click, qualcosa che veniva fatto prima in un numero di, insomma, in un tempo abbastanza lungo.
altre cose di cui, cioè, parlo un pochino di queste esperienze, poi magari non copro tutto, cerco di coprire più o meno la maggior parte delle cose, cerco anche di stare nei tempi in modo da non ritardare le conferenze successive. Ho lavorato ultimamente molto per un cliente, per esempio, che si occupa di, sia di prototipazione che di visualizzazione di calzature. E questo è un ambito molto, insomma, interessante, e questo cliente si è trovato spesso a scansionare in 3D, spesso a usare la fotogrammetria, spesso a modellare con programmi CAD dedicati alle calzature, poi a dover fare delle modifiche, e utilizzava un visualizzatore web a pagamento, non ricordo il nome, che richiedeva, diciamo, un export in FBX con determinate cose, e gli stessi sviluppatori di questo sistema consigliavano di usare Blender, avevano fatto un video su come fare le cose con Blender. Quindi lui si trovava ad importare in Blender o oggetti scansionati o acquisiti con fotogrammetria o modellati con un altro software, in cui la mesh doveva essere prima aggiustata, poi andavano gestiti i materiali, andava fatta tutta una serie di cose, che gli ho pian piano automatizzato, mettendomi lì con lui, guardando il procedimento e tutto quello che faceva. Ho fatto alcuni script, alcuni, insomma, lì non è stato necessario scrivere un add-on o qualcosa di complesso, semplicemente degli script che lui andava ad eseguire, importava la calzatura in base a se era quella che aveva fatto con il CAD, in base ai colori che aveva dato lui di base, mi creava già delle collezioni, degli empty in cui metterle, tutta roba che serviva poi nell'export in FBX per essere vista nel configuratore, diciamo, visuale sul visualizzatore web. E quindi lui forniva al cliente questo visualizzatore in cui potevi cambiare il colore di un laccio, potevi cambiare un laccio, una parte della scarpa con un'altra, potevi configurarti una calzatura. Però il procedimento per arrivare a questa cosa doveva essere più breve possibile, perché non si poteva permettere di far pagare un sacco di soldi una visualizzazione singola di una scarpa. Quindi quello che ho fatto è stato, per esempio, gestire il fix della mesh nel caso della scansione, una serie di cose che lui faceva in automatico, una serie magari di operatori di Blender che utilizzava, messi già nel modo giusto, con un click o due click faceva questa parte. La gestione dei materiali, delle collezioni, degli empty, parlo di gestione dell'outliner per esempio, quindi organizzava già tutto con i nomi delle collezioni che rispettassero determinate cose, gli oggetti suddivisi in queste collezioni, alcuni messi dentro degli empty perché serviva in questa maniera, e tutta una serie di cose del genere. Una cosa che può essere, per cui può essere utile lo scripting è anche l'import di dati. Qui parlo di importare dati numerici o import parametri. Mi è capitato, per esempio, un cliente che si occupava di geologia, di rilievi, eccetera, che aveva delle mappe di altitudini di terreni scansionati con droni, cose varie. Voleva convertirli in mesh, oppure voleva in qualche modo lavorarci in 3D partendo dai dati numerici. Lui aveva un CSV, un Excel, insomma un file con tutta una serie di numeri che venivano interpretati come coordinate, altitudini, eccetera. In questo caso, siccome esistono import di vari tipi di file, però a volte il caso che ti capita è unico, non è che è un file appunto Excel con una lista di numeri, non è che c'è un modo standard di interpretarli. Quindi importare dati, per esempio, numerici, trasformarli in scene 3D. Un altro cliente aveva bisogno, per vari motivi, aveva dei tracciamenti di movimenti, quindi delle coordinate nel tempo di vari oggetti, mi passava i modelli, mi passava questa lista infinita di numeri che erano le posizioni degli oggetti, dei vari oggetti nei vari momenti del tempo, e tramite scripting, in automatico, da questi file, si faceva l'animazione di questi oggetti. Quindi spesso, diciamo, la maggior parte almeno dei lavori che capita a me sono comunque state per cose di tipo tecnico, magari finalizzato anche al rendering e alla rappresentazione grafica, però si tratta sempre di dati tecnici. Altra cosa interessante è la randomizzazione di,
oggetti o di cose varie. Questo, per alcune di queste cose magari esistono già strumenti, però alcuni sono adatti in alcuni casi, altri no. Quindi se uno trova ovviamente un add-on o qualcosa di già fatto che fa quello che gli serve, ben venga e si usa l'add-on. Però in molti casi particolari capitano in cui non c'è un add-on che fa nello specifico quello che ci serve e ci serve di lavorare un pochino, insomma, di scrivere del codice, non semplicemente usare quello già fatto da qualcun altro. Che altro? Per quanto riguarda le operazioni matematiche, ora, alcune di queste cose, per esempio, mi viene in mente, per alcune di queste cose che sto dicendo, avessi avuto i geometry nodes al tempo, avrei risolto con i geometry nodes. I geometry nodes sono uno strumento abbastanza interessante e molto potente che in molti dei casi su cui ho lavorato in passato avrebbe sostituito lo scripting. Tuttavia, bisogna avere anche la capacità di capire al momento giusto cosa serve. In alcuni casi ora con i geometry nodes si risolvono un sacco di cose. Io stesso ho fatto delle modellazioni, diciamo, di oggetti meccanici quasi completamente in parametrico. Parametrico magari il termine sbagliato, però diciamo procedurale, non so, insomma, interamente con i geometry nodes. Quindi, ovviamente, se ci si affida, se si ha la capacità di valutare questa cosa, ci si affida a qualcuno che ha la capacità di valutarlo, si può, con i geometry nodes, mettiamo, o con lo scripting, nel caso di questa presentazione che sto facendo, si può risolvere spesso un sacco di problemi, si possono automatizzare procedimenti, automatizzare azioni, cose che ripetiamo magari tutti i giorni per vari tipi di modelli, perché ovviamente una ditta che usa Blender magari si occupa di un certo ambito, fa rendering di interni, una ditta si occupa di modellazione di determinati tipi di oggetti, quello che uno fa lo ripete tutti i giorni, quindi ci sono operazioni che tutti i giorni ci tocca fare più e più volte e che magari in molti casi con pochi clic potremmo risolvere senza doverci passare tempo. Quindi è una questione economica per quanto riguarda le aziende, perché permette di ottimizzare quello che è il tempo di produzione. Non ho voglia ancora di annoiarvi, questa penso sia la presentazione più noiosa di tutte, ho visto un sacco di cose artistiche molto belle. Qui ho cercato di non scendere nel tecnico, cerco di fare esempi pratici ma senza vedere codice né niente. Quindi questa piccola carrellata potrebbe essere anche già sufficiente, visto che sta già per scadere il tempo. Quindi se ci fossero domande, ora io a breve dovrò andare via, però magari vado lì fuori a settare, che qualcuno avesse qualche domanda ben venga, se no sono sul forum, sono nel gruppo Telegram, e se qualcuno è curioso su questo tipo di cose sono sempre felice di parlare di questo argomento che mi interessa. Quindi la conclusione è questa: non essere tecnici non importa, avere la coscienza di quello che può essere fatto o non può essere fatto con lo scripting può aiutarci o a produrre qualcosa che ci ottimizza la vita o a rivolgerci a qualcuno che può farlo per noi. Quindi la sensibilizzazione che cerco sempre di dare per quanto riguarda lo scripting è questa: avere la coscienza perlomeno di quello che si può fare in modo da scegliere. E vi ringrazio.